Il tetto mi sa che non tiene bene. Lavori da fare ce n'è tanti. Qui c'è una fabbrica che fa rumore. Uno dei motivi per cui costa poco sta casa. Però per il resto campo di grano intorno. Metri quadrati, quelli all'interno della recinzione, che comunque è sicura perché all'esterno c'è tutto campo. Mi sa che costa poco perché c'è la fabbrica. Qui sotto c'è un fosso, forse ci potrebbe, adesso è asciutto, ma potrebbe esserci il rischio di esondazione potenziale almeno. Una lepre, e qui c'è un'altra casa che non so se è abbandonata o meno. Sembra abbandonata anche questa comunque. Messa in migliori condizioni. E quindi la casa è quella. L'unico vero problema, probabilmente, a parte i soldi, quello è il primo vero problema. E comunque non ne chiede tanti oggettivamente. Per una casa del genere con una corte così ampia. Certo, dopo passa anche la mietitrebbia fa un macello quando passa e non mi puoi di niente perché il terreno non è il tuo. Questo qui. Però secondo me si supera il problema a fronte dei vantaggi. D'altronde se fosse anche il terreno tutto compreso, comunque sia dopo bisognerebbe, a meno che non fai un bosco,
L'unica potrebbe essere il rumore, ma non è esagerato. Che non so se si riesce a sentire. E più ci avviciniamo, naturalmente, più si sente. Qui c'è un'altra casa, abbandonata. Non so se è in vendita. Questa è ancora più sulla strada, non è male anche questa. Questa pure non è male.